Ok, ho appena sfumato il riso con vino rosso, salsicce, broccoli e uno scalogno intero tritato sono pronti. E adesso alla ricotta di pecora, mi raccomando, di pecora, che è più buona, andiamo ad aggiungere una mestolata del brodo. Adesso andiamo a girarla e diventa una bella cremina. Ok, il risotto è pronto, tolto dal fuoco. Adesso ci aggiungiamo 20 g di burro o una noce di burro che dir si voglia. Ci andrò ad aggiungere la salsiccia soffritta con i broccoli e lo scalogno. E la ricotta che abbiamo allungato con un cucchiaio di brodo, bello caldo, e il pepe nero, quindi fatta una bella cremina. Andiamo a unire il tutto e a mantecare il risotto.